La battaglia dei telefoni con fotocamera da 5 megapixel è iniziata nel 2007. Ecco uno degli illustri combattenti, il Samsung C800, da qualche giorno in commercio in Italia. Vediamo la scatola, molto sottile, in pieno stile Samsung. Qui troviamo sintetizzate le caratteristiche del telefono, fotocamera 5 megapixel, schermo da 2.4 pollici a 262.000 colori, radio FM, Bluetooth 2.0, USB 2.0, tribanda GSM, aggiungiamo noi anche UMTS HSDPA fino a 7.2 MB, WAP 2.0. Qui era alloggiato il telefono. Manuale di istruzioni, CD di installazione e tutto quello per conoscere meglio il terminale e sincronizzarlo. Caricabatterie di Avaya con porta proprietaria di Samsung. Cuffie stereo con tatto per accensione e spegnimento, un po' plasticose. Cavo per la sincronizzazione dati. Il terminale, come dicevamo, è un tribanda GSM con connettività GPRS ma anche UMTS HSDPA fino a 7.2, è alquanto generoso nelle dimensioni vista la presenza della fotocamera da 5 megapixel, infatti è 52x18.2x101.5 mm di dimensioni. Nella parte frontale, oltre allo schermo da 2,4 pollici TFT con risoluzione 240x320, troviamo la fotocamera per la videochiamata in alto VGA, due soft keys sulla destra, joypad a 5 direzioni per comandare i menu, tasto di accensione e spegnimento, ma anche chiusura delle chiamate, tasto per fare le chiamate e il cancel per cancellare le lettere durante i messaggi. La tastiera è di quelle incise a laser, i tasti sono ben distanziati. Sul lato sinistro troviamo lo slot micro SD per espandere i 2 GB di memoria che sono già integrati nel telefono, slot per ricaricare e sincronizzare il terminale, gancio per attaccare l'accetto al telefono, nella parte inferiore non c'è niente, tasto dedicato alla fotocamera, bilanciere del volume, la fotocamera è posta nella parte posteriore, qui ci sono gli speaker per il viva voce. Ecco qui la creatura da 5 megapixel con ottiche e autofocus e zoom 3x ottico. È presente anche un flash di tipo Xenon, quindi di quelli tradizionali presenti sulle fotocamere. La fotocamera funziona molto molto bene, nonostante una volta scattata una foto serva qualche secondo per salvarla. Diverse le funzionalità, noi abbiamo apprezzato molto quella panoramica, che al contrario di altri terminali automatico. Infatti, una volta fatto il primo scatto, il telefono ci dirà di spostarsi sulla destra. Automaticamente avviene il secondo scatto. E anche il terzo. Dopodiché possiamo vedere il risultato. Ed è praticamente agganciato automaticamente le 3 foto. C'è anche uno shortcut per avere delle scorciatoie attraverso il joypad, non è possibile scegliere quali sono le scorciatoie, però ci sono le macro, ci sono le icone, il timer o il flash, quelle più usate. A proteggere la fotocamera abbiamo visto c'è questo sportellino molto pesante e che spunta dal corpo del telefono. A bordo troviamo anche il Bluetooth 2.0 per ascoltare file audio anche in qualità stereofonica attraverso cuffie wireless e il tutto viene venduto da
3 in questi giorni a un prezzo di 499 euro. Per cellulare magazine.it, Emilio Vignapiano con il Samsung.